Salabiellese, 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 noi ti salutiamo. Ormai Sara la riconosco dall'odore. Sì, ma questo non è necessariamente un complimento. No, però. No, vabbè, lei ha un profumo particolare. Ma è buono o cattivo? Tuo. Ma non hai risposto alla domanda, quindi la cosa rimane. No, non è una cosa, è una cosa sgradevole. È un tuo odore. Okay. Anche il tuo odore non è male, Luca. No. Durante questo cammino ti stai fermando di tanto in tanto a scattare foto. Con che criterio le scatti? Ma sento un'atmosfera particolare, sento un panorama, un corso d'acqua e mi suscita un'emozione. E questa emozione la metto su come immagine. Ascolto e sicuramente c'è una bella immagine. Poi la faccio vedere e sento cosa prova la persona che sta guardando con me la foto. Se poi vabbè vuole descrivermela, ben venga, anche se magari so già cosa c'è. Però ogni persona che la faccio vedere la descrizione è diversa. Chi mette più particolari, chi ne mette meno, chi vede magari un colore che nessuno ha visto. Però io racconto l'emozione che ho avuto mentre facevo quella fotografia. Quindi le persone che tipo di descrizioni ti danno, ad esempio, della stessa foto? Ma ad esempio mettiamo a caso che c'è una cascata. C'è chi mi dice, è una cascata, e si unisce, cioè, sintetico. Magari invece un altro dice, ah, c'è una cascata, però le rocce hanno un colore ambrato. Oppure un altro mi dice, magari sì, c'è una bellissima cascata, all'inizio è acqua chiara e poi sotto c'è più scura. Oppure un altro che guarda magari che ci sono dei fiori che nessuno ha notato, cerca di capire che fiori siano. Perciò ogni persona ha una descrizione diversa. Ma il mio dolore dentro me nessuno mai lo scoprirà. Oh no, sulla mia gamba non dite eresie, io adoro, ci arriverò. Dove cazzo devo andare? Dalla mano, va bene, adesso passo lungo, ok, grande. Sara, cos'è questo? È tipo una seggiola con un cassetto, c'è scritto: volete conoscere il responsabile della buona conservazione di quest'area? Aprite qui.
C'è niente qua dentro. Adoro, arriverò, arriverò. Capito? Crolla il mondo addosso a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, appartiene solo a me, voglio viverla per questo.